andata. E là. Spero si veda bene. Questo è un video spesa comunque. Allora, vi faccio vedere lo scontrino, che è lungo. Spero lo vediate. Spero di averlo fatto vedere bene, altrimenti accontentatevi. Allora, la mia spesa. Intanto io devo capire un mistero. Devo capire un mistero. Qua ho preso degli affettati dal banco frigo e mi hanno scritto, è già la seconda volta, anche quella volta che avevo preso la treccia Mokena, sul sacchettino c'era scritto semplicemente con la faccina sorridente. Perciò mi sa che qualcuno che lavora al banco lì a Caldonazzo mi segue. Se si batti un colpo, semplicemente era il canale che avevo prima, semplicemente Franci. Ma dovrò restare con sta cosa. C'è qualcuno che mi segue? Se sì, ciao e grazie. Prossima volta però per farmelo capire senza anima. Comunque ciao e grazie per il lavoro che fate. Allora, vabbè, qua comunque ho comprato un po' di tutto. C'è dentro... No, devo mettere questi. Allora, c'è dentro mortadella, qui pistacchi, pancetta, formaggio. Comunque dentro qua c'è dentro questo. Poi qua ho comprato, boh, non mi ricordo neanche, la lonza, fette e della salsiccia qua. Poi c'è una confezione di acqua che mettiamo qua. Poi, perché c'erano i sottocosti, poi ho preso 6 litri, non uno ma 6, di latte Granarolo parzialmente scremato. Era anche questo in sottocosto, andate a guardarvi il prezzo. Poi tiriamo fuori dalla borsa, adesso con questi non ci vedo, devo rimettere questi. Allora, ho preso 2 di Iocca per l'amorosa di mio figlio, che sapete che mangia questa. 2 di Iocca, sacchetti dell'immondizia. No, mi hanno dato quelli sbagliati, condominio. Non volevo quelli condominio, volevo quelli medi. Me l'hanno dati sbagliati. Questi sono quelli che ci sto dentro pure io. Vabbè, li userò a far qualcos'altro. Allora, poi ho comprato il mio solito salmone affumicato da 100 grammi. Poi ho comprato dei sacchetti per mettere via la roba in freezer. Poi una, ce ne dovrebbe essere un'altra, che anche questa era in offerta, della pasta sfoglia Stouffer, che è buona come la Buitoni, sì. Poi cosce di pollo. Poi ho preso questi 2, che anche questi erano in offerta, dovrebbero essercene ancora, credo, ma sono, non ci leggo con questo, devo mettere queste, ma sono il sugo fresco ai funghi e ai carciofi della Buitoni. Se mi vedete un occhio rosso, so, ho male a quest'occhio qua, mi fa male anche a toccarlo. Penso di avere un orzaiolo, non so, perché è tutto rosso e mi fa male. Ok, e chi venisse a rompermi le balle perché butto le borse, perché pure con questo vi attaccate a dire, ma l'educazione è buttare le borse.
Ma non avete mai visto la prova del cuoco quando c'era Antonella Clerici che diceva scaraventiamo tutto? E poi una volta che aveva scaraventato tutto, le buste di carta le buttava dietro di lei. Cioè, dopo le raccolgo e le uso, non è che le lascio lì per terra. Cioè, dai su. Poi ho preso anche questo, c'era in offerta il crudo di 2 da 100 grammi, 3,40 euro, 50, non mi ricordo. Anche la carta igienica Regina era in offerta al sottocosto 1,98 euro, 97, 96, 5, 3, boh, comunque era in sottocosto. Poi, no, devo mettere questi perché non ci vedo, perché con uno ci vedo da lontano e uno da vicino. Poi ho preso queste, che sono gallette di mais biologico. Secondo voi sono per me? Secondo voi io posso mai mangiare sta roba qua? Anche no, difatti sono andati giù gli occhiali. Per mio figlio e la sua amorosa. Ecco. Poi ho comprato un sacchetto di cipolle dorate. Poi ho preso, in sottocosto c'erano anche questi yogurt che per me sono i migliori, della Yomo al caffè. Questi erano veramente sottocosto, tipo 69, 70, 75. Boh, andate a vedere. Comunque ne ho presi due. Poi ho preso un panetto di mozzarella per la pizza. Poi ho preso, questo anche in offerta, le sottilette ce ne sono dentro. Mamma mia, oh. Dovrei farmi gli occhiali quelli trasgressivi, che così non occorre averne due, basta averne uno. C'è uno che mi ha detto che ce li ha e basta un paio di occhiali soli. Basta un paio di occhiali soli e ci vedi da distante e da vicino. Però c'è un'ape. Però, ecco, se qualcuno li ha e vi trovate bene, me lo dite. Sono quelli trasgressivi. Allora, sottilette. Finito. Un'altra borsa. Allora, tiriamo su questa. Allora, uno, due, tre, quattro. E non mi ricordo quanti ne ho presi. Comunque sono i Saikebon. Anche questi erano scontatissimi, tipo a 70 centesimi, 68, 80. 65, non mi ricordo, comunque più o meno sto prezzo qua, e ne ho presi 4. Poi ho preso due, diciamo la SMR, due di pomodorini da terino, uno per me e uno per l'amoroso di mio figlio, perché anche a me piacciono. Poi ho preso. Oh, ma che piccolina! Pensavo fosse più grande. Se sapevo che era così piccolina, ne avrei presi due o tre. È una ricottina. Però c'era scritto ricotta. Poteva scrivere ricottina perché è veramente piccola. Che ci faccio io con questa? Cioè, un cucchiaio ed è finita. È una ricottina Osella. Non l'ho mai mangiata della Osella. Ma che piccolina che è! Vabbè. Poi ho preso la Philadelphia Light, una, anche questa era in offerta. Poi il pane, vabbè, qua c'è tutto pane, pane. Ah, è saltato fuori un altro. Giovanni Rana ai carciofi. Qua è tutto pane, non ve lo tiro neanche fuori. Prendiamo un'altra borsa. Stavolta ho fatto tanta spesa perché c'erano tante offerte e c'erano i sottocosti. Allora, ho preso un'altra di questa di pollo, poi un pezzo di offerta,
di grana. Würstel, vabbè, uno ne ho adesso, dopo troverò gli altri. Poi concentrato di pomodoro, 2 della Coop, 2. Poi un orco, una pasta d'acciughe della Orco. Ecco, acciughe. Poi ho preso delle zucchine, non sto a tirarle fuori, però fidatevi su. Vediamo quanto grandi me le hanno date, perché volevo farle ripiene, no? Però mi servirebbero almeno un 20 cm, 23 cm, perché l'altra volta erano troppo piccole e un 15 cm era un... Non ho potuto... No, dai, stavolta, insomma, dai, saranno 20 cm. Sì, dai, forse posso farle ripiene, ma vediamo. Poi qua c'è, buona questa, la volevo tanto, la stracciatella di burrata, era in offerta, della, secondo la tradizione pugliese. Ok, pure questa. Poi ho preso due mutti, anche questi erano sottoposto, mi pare. Due mutti. Penso che ci sia un'altra borsa. Sì. Posso più mettere la roba, sono sepolta. Questo anche c'è il sottocosto del caffè Lavazza. Tipo 6 euro l'ho pagato di 4. Una roba del genere, andate a vedere. Un altro formaggio. Poi ho preso 2, forse sono 3, tre di panna su dritte, sì, sono dritte, sì, panna chef, ecco, prendi panna chef, poi il prezzemolo sul gelato, queste anche questo offertissima, buonissima, questo tipo, non mi ricordo, 5 o 6 euro, comunque un buon prezzaccio, ne prenderò tante altre perché so che ce ne sono un tot, non tante, comunque io ne ho prese 3 di queste, che sono tonno all'olio d'oliva, e ci sono anche buoni sconti, e ce ne sono dentro 8, buonissimo il tonno olio mare, più buono che ci sia. Penso che ho finito. Ah, dopo c'è in freezer, non li tiro fuori perché erano un po' scongelati, ho preso due scatole di cornetti, uno di cornetti Algida che erano sotto costo o in offerta anche quelli, uno aspettate, no, è qua, è tutto bagnato, aspettate che vi dico subito. Ah, non ho detto quanto ho speso 100, oh sì, no, aspetta, 128 euro, 118, aspetta, non mi ricordo. No, qua c'è scritto, qua c'avevo i 10 euro anche, e dunque sono 118 euro, sì, perché avevo la raccolta punti, che ogni 1000 punti hai diritto a 10 euro di spedi, che ti tirano giù 10 euro, perciò io ho speso 118 euro. Salamento. Vediamo i cornetti, vi dico quanto l'ho pagati. Vediamo tutto su. Ai, sai che bon, li ho pagati 4 pezzi, ma sono scontati alla fine, perciò non si vede neanche un ciuffolo qua, ma guardavo i gelati anche.
Vabbè, comunque sono due scatole di gelati, quelli cornetti, quelli della Algida, uno al cioccolato e uno alla panna. Sono le uniche porcate, diciamo, che stavolta ho comprato. Sono stata brava, non ho comprato brioche, briochine, biscotti, biscottini, non ho comprato niente, solamente i gelati e basta. Niente, io penso che non ho altro. E che dirvi? Niente, non so quanto è durato il video perché non ci vedo. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima. Spero che questo breve video vi sia piaciuto. E sono curiosa di sapere chi è quella della cooperativa. Però mi sto trasformando nell'omino Michelin. Da un braccio sì, uno no, ma è normale. Secondo voi, cioè che qua c'ho ste gobbe tipo omino Michelin e qua non ce le ho, cioè uno sì, uno no, mi sto trasformando a metà. Vabbè, ok ragazzi, ma mi devo alzare per staccare perché oh no, mi si è staccato il microfono. Allora mi sa che non avete capito niente. Ma chissà da quanto sarà staccato. Ma che cretina. No, ma avete capito? Mi sa che magari avete capito a metà, perché se si è staccato il microfono non avete capito quello che... O l'avete capito distante forse? Vabbè, dopo quando metto il video lo ascolterò pure io. Speriamo che si capisca anche da distante quello che ho detto. Me ne sono accorta dopo che mi era svenuto il microfono qua. Vabbè, non ne combino mai una giusta e inutile. Ciao ragazzi, mo mi devo alzare per staccare. Non prendete paura che mi avvicino, sono sempre io. Vi saluto fra 3, 2, 1. Ciao.